50 anni da quando questo signore qui, che ha qui l'epitaffio e qui la sua tomba dove io sono adesso sopra, ha pensato di dar vita all'annuario della nobiltà italiana. La sua idea era basata su quello che all'epoca era l'annuario della noblesse de France, di un suo amico che era André Borel d'Auterive, quasi un mio omonimo, un caso, e copiando un po' il sistema di esposizione delle genealogie adottato dall'annuario della noblesse de France e dall'almanacco di Gotha, diede vita all'annuario della nobiltà italiana. Lui lasciò scritto che si augurava che nell'anniversario o del secolo o dei 150 anni o dei 200 anni qualcuno avesse ricordato questa sua avventura. Nella lapide, che adesso voi potrete leggere, vedrete che lui ebbe molte difficoltà nella sua vita proprio perché fu il primo a iniziare questo genere di pubblicazione. Ovviamente all'epoca neanche il regno aveva pensato di fare dei censimenti dei nobili, quindi ebbe molti nemici, più di me oggi, e io ne so qualcosa perché passo un po' della mia vita nei tribunali, anche lui. Quindi è una cosa che deriva dal grande amore per la genealogia. Voi considerate che qui dove siamo adesso, in questo luogo, sono presenti molte delle persone che lui descrisse in vita. Non solo, ma qui ho scoperto recentemente, è sepolto, proprio qui a pochi passi, il suo segretario, cioè Felice Tribolati, che fu un grande, altro grande genealogista e araldista. E quindi io ho voluto oggi farlo contento a 150 anni di distanza, perché oggi, esattamente il 3 dicembre del 1872, lui diede la notizia di questa sua idea di dar vita a un annuario nobiliare come era presente in Francia. Qui vedete il gonfalone dell'annuario che è stato fatto da me, con le medaglie che ha preso l'annuario anticamente quando era lui il direttore e quando ho iniziato io 20 anni fa, all'epoca avevo 23 anni, a ridar vita al suo sogno. E quindi questo è. Adesso noi leggeremo i messaggi che sono arrivati, però io prima invito sicuramente la presidente della Società Storica Pisana, che ha voluto onorarci della sua presenza. Grazie davvero di questo invito. Dicevo, volevo dirvi che l'iniziativa di conferire questa medaglia d'oro a Giovanni Battista di Crolla Lanza, che è morto a Pisa l'8 marzo 1892 ed è sepolto qui nel cimitero sul divano, che il direttore attuale dell'annuario Andrea Borella, che ringrazio naturalmente per l'invito a nome della Società Storica Pisana, voluto dal direttore e dal comitato scientifico, rappresenta, ecco, su questo voglio insistere, un'imperdibile occasione di riscoperta o forse di scoperta di un personaggio di rilievo che scelse di trascorrere nella nostra città l'ultimo periodo della propria vita. Una coincidenza che ho trovato molto singolare fa sì che la data della scomparsa di Crolla Lanza cade esattamente un secolo dopo quella in cui Filippo Mazzei scelse Pisa per concludere in un clima mite e in un ambiente culturalmente vivace la sua esistenza di cittadino del mondo. Ad orientare la decisione di Crolla Lanza nel 1874 erano state ragioni di cuore, se è vero quello che si racconta, essendo egli legato a una pisana, Maria Isolina Ioni, che era la sua governante, che avrebbe sposato nel 1880 come terzo matrimonio dopo la morte della seconda moglie nel 1879. Bene, altra singolare coincidenza, anche Filippo Mazzei aveva celebrato il suo matrimonio, il secondo, a Pisa, con Antonia Antoni, che era sua ex governante. Quindi mi hanno incuriosito queste coincidenze.
lo conoscete sicuramente meglio di me, storico, genealogista, araldista. Ecco, nei quasi 20 anni trascorsi nella nostra città, Giovanni Battista di Crollalanza pubblicò le sue opere più importanti. Uscì a Pisa dal 1875 al 1891 il giornale araldico, genealogico, diplomatico, compilato, un titolo molto lungo, da una società di araldisti e genealogisti. Era un periodico, dapprima mensile e poi bimestrale, che aveva visto la luce a Fermo nel luglio 1873, poi dal 1875 esce a Pisa. E a Pisa, di Crollalanza, affiancò alla rivista l'Accademia Araldico-Genealogica Italiana, di cui fu presidente fondatore, prima effettivo e poi onorario, provvedendo dal 1879 alla pubblicazione dell'Annuario della Nobiltà Italiana, che è, come vi è stato detto, il primo almanacco del genere a carattere nazionale dopo l'unità. A Pisa, infine, fu data alle stampe la sua ultima opera, di gran lunga la più importante, il Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane, estinte e fiorenti. Tre volumi usciti a Pisa, appunto, tra il 1886 e il 1890. Che resta ancora oggi l'unica raccolta generale di blasoni italiani che comprenda anche le innumerevoli famiglie estinte. Ecco, su questo posso dare testimonianza diretta perché ne ho fatto uso proprio pochi giorni fa, nel corso di uno studio che sto conducendo sul reimpiego medievale dei sarcofagi antichi conservati nel nostro Camposanto Monumentale in Piazza del Duomo. Stavo cercando l'identità di un sepolto in uno di questi sarcofagi, tale Pancheruggio de Guglielminis, morto nel 1309 e contraddistinto da uno stemma inciso sull'urna. Non sapevo davvero dove trovare notizie e allora sono ricorsa appunto al dizionario che per fortuna è consultabile in rete. E quindi la cosa è molto semplice e estremamente utile perché di questo personaggio, vi ho detto, morto nel 1309, è stato possibile trovare un'identificazione con un membro della famiglia dei Guglielmini di Velletri proprio grazie alla descrizione dello stemma fatto dal nostro. Ecco, solo... Concludo subito, però vi dicevo inizialmente che è l'occasione di una riscoperta barra scoperta di questo personaggio e su questo voglio ritornare perché credo che sarebbero utili dei nuovi studi che potrebbero dirci molto di più sugli anni pisani di Giovanni Battista di Crollalanza. Lei ha già lanciato qualche piccolo suggerimento e magari anche suggerire un modo per tramandarne memoria pubblica attraverso l'intitolazione di uno spazio urbano o la fissione di una lapide. Per esempio per Filippo Marzè, con cui ho fatto questo paragone, si conosce la casa dove è vissuto, si conoscono, c'ha la lapide lì, c'ha una casa dedicata, addirittura è nato anche un circolo Marzè. Ecco, e su questo volevo dirvi che la società storica pisana potrebbe sicuramente impegnarsi. Solo questo. La nostra cerimonia, proprio per i meriti che lucrò Crollalanza durante la sua vita, lui ebbe grandissimo onore, direi quasi unico, dove un privato ebbe la concessione del titolo di regia a un'accademia da lui fondata. Quindi l'attuale capo della Real Casa vuole oggi ricordare questo evento con questo messaggio. Ho l'onore di potervi leggere. Caro dottor Borella, ho accolto con particolare piacere la notizia che oggi in tanti vi troverete a Pisa a rendere omaggio alla bella figura di Giovan Battista di Crollalanza. Egli fu uno storico di grande levatura, ma soprattutto un brillante genealogista
e un araldista dalla preparazione e dalla passione rare. Non a caso il mio illustre antenato, re Vittorio Emanuele II, volle conferire all'Accademia, fondata dal di Crolla Lanza, il titolo di Regia, onore sommo e raro, in riconoscimento dell'importanza e del valore degli studi da lui e dai suoi innumerevoli collaboratori condotti nel corso di svariati decenni. Egli infatti creò una rete fittissima di corrispondenti e studiosi in costante comunicazione e sinergia in tempi in cui la comunicazione era per lo più affidata ai lunghi tempi della corrispondenza cartacea. Fondò e diresse con grande competenza l'Annuario della Nobiltà Italiana, che da sempre fu vicino alla Real Casa d'Italia, sin dai tempi più remoti, a mio padre in un recente passato ed oggi alla mia persona. Mi commuove l'idea che questo pomeriggio voi offrirete al Crolla Lanza la stessa medaglia d'oro che voleste proprio per mio padre. Vorrei essere con voi, ma le circostanze che ben conoscete mi impediscono di condividere questo bel momento, cui plaudo e da cui mi unisco volentieri in spirito ed animo. A tutti voi, al direttore Andrea Borella, ai suoi collaboratori, mando il mio affettuoso saluto e al Giovan Battista di Crolla Lanza il mio commosso e grato pensiero. Molto cordialmente. Dicembre è un evento molto importante che onora la figura e il ricordo di Giovan Battista di Crolla Lanza, sicuramente uno dei primi studiosi a livello mondiale di genealogia eraldica, che forse amministrazioni pubbliche e commissioni locali di storia italiana in questi ultimi decenni e forse anche prima avevano dimenticato. Essere presente a Pisa oggi, anche idealmente, ci consente di consacrare questo ricordo e affermare con la nostra presenza la continuità del pensiero che ha determinato l'azione di ricerca, di conservazione e soprattutto di consegna alle generazioni future di un patrimonio di storia che appartiene a tutti noi, che sicuramente sarebbe andato disperso. Ci sentiamo pertanto in dovere di riconoscere al nobile dottore Andrea Borella e a tutti gli amici e consultori dell'Annuario della Comunità Italiana il grande impegno e determinazione che hanno portato a organizzare questa manifestazione in un modo altamente consono alla statura morale e professionale e alla novità di Giovan Battista di Crolla Lanza. Grazie per l'impegno e l'eleganza con cui manifestate la vostra presenza e idealmente anche la nostra presenza, per rendere onore e non dimenticare colui che nello studio di queste materie storiche ci ha consentito di conoscersi, riunirsi, ritrovarsi, partecipare per trasmettere alle generazioni future. Emilio Villa Castiglioni, primo gentiluomo e rappresentante di Sua Altezza Reale Duca di Parma, Paolo Conforti, segretario degli ordini dinastici della Real Casa di Borbone Parma, Guido Agosti, gran maestro cerimoniale della Real Casa di Borbone Parma. Vi leggerò anche il messaggio che è arrivato dal presidente della Società Storica di Studi Chiavennaschi, dove la famiglia Crolla Lanza era originaria, e anche quello dell'assessore alla cultura del comune di Fermo, dove invece Crolla Lanza nacque. A Fermo, uno dei viali principali della città è intitolato proprio Giovan Battista di Crolla Lanza, così come una delle piazze principali di Chiavenna, dove era originaria la famiglia, infatti vedete che sulla lapide c'è scritto Patrizio Chiavennasco, è intitolata Giovan Battista di Crolla Lanza, cioè proprio a lui. Quindi, diciamo così, la sua memoria permane nei secoli, che è un po', diciamo così, l'augurio che i genealogisti fanno sempre per il loro lavoro, cioè che non sia dimenticato. Allora, vi leggo prima il messaggio del presidente della Società Storica di Studi Valchiavennaschi. Egregio direttore dottore Andrea Borella, apprendo con piacere che l'Annuario della Nobiltà Italiana Foundation Trust ricorderà sabato 3 dicembre al cimitero di Pisa la figura di Giovan Battista di Crolla Lanza. Della famiglia trasferitasi nei secoli da Piura a Chiavenna, rimane qui un ricordo vivo, in modo particolare per la figura di Giovan Battista, che regalò alla Val Chiavenna la prima vera monografia storica, edita a Milano nel 1867. Che rimane un riferimento fondamentale e imprescindibile per quanti si accostano alle vicende di questa terra.
Nel 1898 la tipografia locale Giovanni Ogna promosse una seconda edizione postuma, dandone una veste tipografica consona al valore dell'opera, per non parlare delle successive ristampe promosse da Forni Editore di Sala Bolognese. Il Centro di Studi Storici Valchiavennaschi, nato nel 1959 a Chiavenna, che ho l'onore di presiedere, dedicò un nutrito articolo nel bollettino del 1967 proprio a Giovan Battista di Crollalanza, in occasione del primo centenario dell'uscita della sua opera. Inoltre Chiavenna gli intitolò nel 1931 la piazza principale, sede del municipio, dedicazione passata nel 1952 alla piazza subito a sud. Il ricordo di Giovan Battista Crollalanza è perciò tuttora vivo a Chiavenna, che gli è sinceramente riconoscente. Impossibilitato a presenziare all'omaggio che nel 130° anniversario della morte, perché oggi cade anche quello, è una serie di coincidenze, sarà tributato all'illustre studioso, caposaldo dell'Araldica Nazionale, anche a nome del migliaio di soci di questo centro di studi storici. Mi complimento per l'iniziativa e auguro la migliore riuscita alla manifestazione. Cordialmente, Guido Scaramellini, presidente del Centro di Studi Storici. Messaggio che è arrivato dall'assessore alle politiche culturali della città di Fermo, dove nacque Giovan Battista di Crollalanza, al dottor Andrea Borella, direttore dell'annuario della Nobiltà Italiana. Pregiatissimo dottor Borella, anzitutto desidero rappresentare i sentimenti di gratitudine del sindaco Paolo Calcinaro e i miei personali per l'invito che ha gentilmente rivolto alla città di Fermo per partecipare alle celebrazioni in onore di Giovan Battista di Crollalanza. Scusandomi con lei e con gli intervenuti per non poter essere presente a causa di pregressi impegni istituzionali, ho comunque il piacere di congratularmi per questa iniziativa, volta a ricordare una figura importante come Giovan Battista di Crollalanza, nato proprio nella nostra città nel 1819 e del quale è intitolato un viale. Fermo, città di studi e di cultura, si onora di annoverare tra i suoi figli una personalità come quella di Crollalanza, che ha sicuramente lasciato un segno non solo nel suo tempo, nei campi di studi in cui egli operò come storico, araldista e genealogista. Siamo lieti di questa iniziativa perché aiuta a riscoprire personaggi intellettuali e studiosi che con la loro opera hanno dato un contributo fondamentale e importante alla cultura. È per questo che vorremmo che la loro vita fosse portata a conoscenza delle giovani generazioni, affinché ne possano prendere esempio e possano prendere coscienza di come, anche e soprattutto, personaggi locali hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del nostro paese. Dunque, nel rinnovare il ringraziamento per le attività dell'annuario, creato proprio da Crollalanza nel 1878, che con la sua opera prosegue la divulgazione di personaggi come lui che viene celebrato oggi, e nel confermare la nostra disponibilità a prossime iniziative di collaborazione su questo nostro concittadino, invito a tutti i presenti e a coloro che condividono queste celebrazioni più fervidi auspici per la migliore riuscita delle stesse. L'occasione è gradita per salutare distintamente avvocato Michael Lanzidei, assessore alle politiche culturali della città di Fermo. Ecco, un cestino di fiori, come si usa oggi modernamente. Però Crollalanza, nelle sue memorie, disse che voleva una corona di melagrane, perché c'è tutto un significato araldico, adesso io non vi sto a annoiare oggi che fa freddo, sulla melagrana, ma gli araldisti hanno come simbolo la melagrana perché è un frutto che raccoglie tanti altri piccoli frutti. Noi oggi apponiamo questa corona sulla sua tomba, che neanche a farlo apposta ha dei ganci sopra, perché era stata prevista già così nell'Ottocento. In memoria sua è quella di apporre presso il suo sepolcro, o meglio appoggiare, un trionfo di palme dorate. Una volta, accanto alle tombe degli uomini illustri o famosi, veniva proprio lasciato un segno, un po' come fanno oggi per esempio le persone di religione ebraica che lasciano le pietre. Veniva lasciato un trionfo di palme dorate, e noi oggi facciamo questo,
Oggi il nostro alfiere è d'eccezione il Duca d'Alessandro di Pesco Lanciano, che quindi appoggia dove può il trionfo di palme. Decoro con la medaglia d'oro la tomba di Crollalanza, perché lui non volle mai in vita, come ricorda nella sua lapide, ricevere onori. Cioè, vedete che la sua lapide, nonostante tutte le sue imprese araldiche, culturali, eccetera, è molto breve rispetto a quello che si usava nell'Ottocento, proprio perché lui non volle mai neppure ricevere dall'Accademia che lui presiedeva la medaglia d'oro. Quindi io oggi la do a lui. Non si può rifiutare. Per quello che è possibile con i tempi, però si spera che duri abbastanza, non tanto come la sua tomba, ma insomma finché qualcuno non se la potrà fare. Allora, siccome lui si dilettava anche di poesia, io ho pensato di fargli una piccola dedica in latino, perché lui scriveva anche dei carmi in latino. Quindi chissà il latino capirà, gli altri se lo faranno tradurre. Tua immortalia opera tempus retinuerem, acule oblivionis delicto, nobis via ad servandam umane vite, memoria postenderum. Vi aveva 50 anni. Detto questo, noi adesso dobbiamo attribuire le medaglie che erano state promesse ai consultori dell'annuario che si sono distinti nella loro attività nel comitato scientifico, che non l'avevano già ricevuta precedentemente. Allora, Andrea Pittella, grazie, che riceve oggi la medaglia dei benemerenti dell'annuario, è un consultore calabrese che ha fatto un lungo viaggio per essere qua oggi, quindi onore al merito, anche perché non è da tutti. Grazie. È più difficile muovere i genealogisti dalle loro carte, lo sappiamo, e quindi sono contento che sia qua. Lui è più giovane di me, si vede anche, ma ha una grande costanza nella ricerca genealogica, soprattutto delle famiglie minori non riconosciute dal Regno d'Italia nella nobiltà, cosa che è importantissima perché, come voi sapete, il Regno d'Italia è durato pochissimo, l'ente che era, diciamo così, chiamato a dare dei pareri per i riconoscimenti durò ancora meno perché funzionava, non funzionava, c'erano dei problemi. Quindi, diciamo, lasciò in sospeso il lavoro di censimento e grazie a dei consultori come lui è possibile oggi completare questo lavoro, che è una proiezione nel tempo di quello che venne pensato nell'Ottocento, proprio per salvare dall'oblio tante famiglie. Considerate che l'annuario le pubblica senza richiedere nulla, quindi è proprio una cosa ai fini culturali che si fa, proprio per salvarle dall'oblio. Complimenti. Viene ritirata oggi la medaglia dal nobile Emanuele Buongiorno di Canigliari, proprio perché Mario Gregorio è tra le persone che io ho conosciuto nella mia oramai quasi trentennale attività di genealogista, una delle persone più competenti in assoluto. Lui ha proprio una dedizione, direi quasi religiosa, alle genealogie, proprio una passione per gli incastri genealogici e per l'accumulo dei dati che grazie all'annuario è riuscito a sviluppare e a trasmettere, che non morissero con lui, gli auguriamo lunga vita ovviamente, e quindi oggi riceve la medaglia d'oro con la menzione di benemerenza proprio per la sua eccezionale capacità di trasmissione dei dati genealogici e dei contributi all'annuario. Thank you.
beneficiato delle medaglie di benemerenza dell'annuario qui a Milano, qui oggi a Pisa. E questo ci ha, come comitato scientifico dell'annuario, ricordato un piccolo aneddoto che vi descrivo rapidamente. Nel 1918 alcuni parlamentari presero l'iniziativa per proporre di conferire la medaglia d'oro al valor militare a Vittorio Emanuele III, il quale, come sapete, passò gran parte del conflitto in trincea, perché evidentemente non poteva conferirsela da solo. Poi non se ne fece nulla, noi invece abbiamo deciso di fare qualcosa. Perché sì, noi collaboriamo all'annuario, cerchiamo di fare la nostra parte, ma il nostro direttore sono 20 anni che lavora, e posso anche dirlo, soffre per l'annuario, per tutto ciò che ha rappresentato. E credo che nessuno lo abbia mai ripagato, il più o meno effettivo, di queste grandi difficoltà che ha dovuto superare. Per cui abbiamo per una volta bypassato il nostro direttore, e come comitato scientifico dell'annuario abbiamo deciso di conferire noi, di nostra iniziativa, una classe speciale della medaglia di benemerenza, cioè il platino, al nostro direttore. Viva il direttore! Viva! Con il Cromalanza, che è il suo grande esempio. Rapidamente leggo la motivazione perché i tempi stringono. Al nome del professore Andrea Morella, direttore dell'annuario della nobiltà italiana e rifondatore della seconda serie dell'opera, per aver con coraggio, determinazione, studio ed eccezionale competenza ridato vita e futuro a questo periodico, resistendo storicamente con grande pazienza ad ogni avversità e alle invidie per i successi ottenuti in vari paesi del mondo, spendendo tutto se stesso per far crescere ed evolvere questa pubblicazione, per l'innovazione dei contributi fondamentali portati nell'ambito della genealogia, per aver saputo approfondire in modo inedito il diritto dinastico di numerose case reali, per aver creato la nuova disciplina del diritto dinastico comparato, per aver sempre operato con onestà di intenti, abnegazione e curiosità al raggiungimento di mete che resteranno nella storia. Il Comitato Scientifico dell'Annuario della Nobiltà Italiana, con provvedimento straordinario ed autonomo, conferisce questa medaglia in classe speciale, data in Pisa dinanzi all'ultima dimora dell'epitaffio del nobile Giovan Battista di Cromalanza, fondatore. Viva! Viva Andrea! Grazie mille. E questo è, diciamo così, secondo me, una cosa inaspettata, ma l'adempimento di quello che erano le volontà del Cromalanza, cioè quella di che il suo lavoro, che gli costò anche la vita a un certo punto, non venisse dimenticato. E io spero di essere un degno successore, spero per lunghi anni, ecco, lui aveva una lunga vita, anche lì molto ricca anche di ostacoli, come si legge anche sulla sua lapide, però riuscì dove altri fallirono e i suoi nemici sono oggi dimenticati, mentre lui viene ricordato. E questo è il maggior successo per un genealogista. Grazie a tutti. Grazie a tutti.